Naturalmente tutto questo lo stiamo facendo, lo dico con molta tristezza, lo stiamo facendo in totale autonomia, cioè la Puglia è costretta a lavorare in tutte queste materie che vi ho appena elencato, non solo senza il supporto del governo italiano, ma quello che è più grave, con il contrasto permanente e continuo del governo italiano, che invece ha continuamente visioni diverse da quelle che vi ho appena illustrato. Ora, questo è assolutamente possibile, è normale che un governo abbia una propria visione dell'acqua, dell'energia, dei rapporti internazionali, dell'allargamento dell'Unione Europea, però se si potesse discutere da qualche parte e se noi potessimo avere un luogo di discussione, probabilmente di fronte ad argomentazioni fondate da parte del governo potremmo anche cambiare idea se ci accorgessimo che stiamo commettendo un errore, ma se invece il confronto avviene continuamente solo attraverso un ostracismo spesso fatto di silenzi, in molti altri casi di manipolazioni della verità, perché ci hanno fatto passare per quelli che volevano chiudere l'Ilva e quelli che non volevano il TAP. Io credo che chi ha detto queste cose debba vergognarsi di queste cose, perché da quello che ho appena finito di dire è evidente che noi stiamo facendo tutto lo sforzo possibile per tenere aperta l'Ilva e per realizzare il gasdotto TAP nel luogo secondo noi più idoneo. Noi non contrastiamo la scelta strategica del governo che vuole tenere aperta l'Ilva e vuole il gasdotto, ci limitiamo a proporre delle condizioni di localizzazione o di esercizio dell'impresa che siano compatibili con i desiderata delle popolazioni residenti, che mi pare proprio il minimo dal punto di vista costituzionale e anche dal punto di vista delle regole europee, perché come abbiamo visto, non decarbonizzare l'Ilva significa violare il Trattato di Parigi. Io non so di chi sia la responsabilità, so ovviamente che il governo ha un capo, ha un premier e ha dei ministri, quindi sono, immagino, tutti responsabili della mancanza di volontà di collaborare con la Puglia al fine della soluzione di problemi strategici che noi pensiamo di aver inquadrato con lucidità. Viceversa, vediamo che su queste questioni strategiche il governo non solo non è lucido, ma non è neanche ben informato. Alle elezioni chi vince secondo lei? Ah, nessuno, lo sanno tutti che hanno strutturato una legge elettorale per non far vincere nessuno, o meglio, forse per non far vincere il Movimento 5 Stelle, credo. Anche il Movimento 5 Stelle è contento comunque di non vincere, quindi sono tutti d'accordo, perché gli piglierebbe un coccolone al Movimento 5 Stelle se avesse la certezza di dover governare il paese.